seduta del 3 dicembre. Dibattito sulle dimissioni. Disegno di legge sulla caccia. Nuova legge per i revisori dei conti. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 3 dicembre il Consiglio regionale ha sostenuto un acceso confronto sulle dimissioni dei consiglieri PD e UDC dagli incarichi istituzionali. L'Aula ha poi commemorato l'ex presidente del Consiglio regionale e della Giunta, Aldo Viglione, a 25 anni dall'incidente stradale in cui perse la vita. Nel pomeriggio è ripresa la trattazione del provvedimento sulla caccia. In una pausa dei lavori il presidente Cattaneo e alcuni consiglieri hanno ricevuto una delegazione per la salvaguardia della linea ferroviaria Cuneo-Nizza. In primo piano. In apertura di seduta il presidente Cattaneo ha comunicato la variazione del gruppo PDL con la formazione dei nuovi gruppi consigliari Nuovo Centrodestra e Forza Italia. Ha comunicato inoltre le dimissioni dei consiglieri del PD e dell'UDC dalle cariche istituzionali all'interno delle commissioni e dalla vicepresidenza del Consiglio regionale. L'acceso dibattito che si è sviluppato subito dopo, coinvolgendo tutti gli schieramenti politici, ha chiarito le posizioni dei vari gruppi. Le minoranze si sono espresse a favore delle dimissioni dei consiglieri PD, contraria invece la maggioranza. Nel pomeriggio del 3 dicembre, con l'illustrazione dei circa 120 emendamenti all'articolo 1, presentati dai consiglieri Monica Cerutti, Sinistra Ecologia Libertà, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, Rocchino Muliere, Partito Democratico, Fabrizio Biolè, Gruppo Misto e Andrea Stara, Insieme per Bresso, è ripresa in aula la trattazione del disegno di legge sulla caccia, proposto dall'assessore Claudio Sacchetto. Come presidente della terza commissione, in accordo con l'assessore Sacchetto, si è tentato di uscire dal stallo per quanto riguarda la legge sulla caccia con un gruppo di lavoro che ha deciso in 7 giorni, 7 riunioni, di trovare una soluzione. Gli emendamenti da parte dell'opposizione sono stati molteplici, valutati già da questo gruppo di lavoro accoglibili. Riteniamo che questo potrebbe essere un grande passo per tentare di dare alla Regione una nuova legge sulla caccia. Noi crediamo che questo disegno di legge dovrebbe essere il frutto di una mediazione fra chi sostiene la caccia e chi, come il gruppo SEL, vorrebbe eliminarla. Riteniamo però che l'attuale proposta sia una proposta che non è assolutamente una mediazione, anche perché calendario venatorio, specie cacciabili, vengono rimandate a decisioni della Giunta e da questo punto di vista noi non possiamo accettare questo tipo di proposta. La Commissione Bilancio ha approvato all'unanimità in seduta legislativa la norma che modifica la legge sulla riorganizzazione della Regione ai fini della trasparenza e della riduzione dei costi approvata nel dicembre 2012. Viene in sostanza semplificata la procedura che individua nel Collegio dei Revisori dei Conti della Regione l'organo incaricato di attestare la regolarità della rendicontazione dei gruppi consigliari.